dedicato alla parola. Quindi quello che diceva prima il consigliere è corretto, perché io ho fatto un intervento, diciamo, tra virgolette, tecnico, senza avere la competenza, e proprio perché non ho la competenza, ho fatto, ho esplicitato in maniera garbata, evidentemente è di poco a tempo, quindi è sfuggito qualche considerazione che ho fatto, una serie di interrogativi ai revisori, al sindaco, all'assessore, e rispetto a quali mi aspettavo che in consiglio comunale, rispetto alla discussione del consultivo, perché noi di questo stiamo parlando, non è che stiamo parlando del sesso degli angeli, stiamo parlando di una cosa, ho fatto delle domande pertinenti rispetto all'ordine del giorno. Evidentemente in modo confuso li ho articolate, sono state fraintese da tempo. Spesso e volentieri tu fraintendi molto spesso quello che uno dice, perché intanto il compitino lo devi portare a casa, quindi non riesci ad andare un po' lo sempre a alimentare, a, come dire, a provocare un dibattito del Consiglio Comunale che fa fila, insomma, che è sempre positivo quando un consiglio comunale, un consigliere comunale discutono rispetto a un ordine del giorno così importante, fatto strano che rispetto a quel punto le discussioni, gli interventi vengono fatti solo dall'opposizione, dalla maggioranza, oltre alla relazione tecnica fatta dall'assessore, non abbiamo visto o quantomeno udito nessun intervento che articolava le ragioni. Sottoforma di incentivi, di obiettivi, dati ai